Ciao, parliamo oggi di come cantare e suonare la chitarra contemporaneamente. Devo dire che su internet manca davvero un video o comunque delle risorse che spieghino chiaramente come arrivare a questo risultato. E quindi eccoci qua a cercare di offrire un possibile percorso. Anche perché è tra l'altro una delle cose più richieste e che interessano di più alle persone che iniziano a suonare la chitarra. Quindi, certo, suonare la chitarra è un obiettivo, ma la stragrande maggioranza delle persone che imbracciano la chitarra acustica vorrebbero anche accompagnarsi al canto. E gli insegnanti su questo devo dire che sono piuttosto impreparati, forse un pochino per paura di affrontare l'argomento, forse perché si entra in un campo che non è quello di loro competenza. Cerchiamo però di dare dei consigli e di dare delle direttive chiare su come arrivare a questo importantissimo risultato. Dunque, primo punto. Allora, suonare e cantare insieme è evidentemente una capacità coordinativa. Una capacità coordinativa non semplice, tutt'altro che semplice. Quindi è assolutamente fondamentale che quando inizi con questo tipo di approccio tu conosca la parte di chitarra alla perfezione. Se per esempio devi accompagnare con degli accordi, devi essere in grado di accompagnare gli accordi alla perfezione in maniera del tutto automatica. Quindi, se per esempio hai bisogno di pensare tra un accordo e l'altro, se per esempio ci sono delle pause tra un accordo e l'altro, se per esempio la parte ritmica non è più che consolidata, può essere che sia troppo presto per te iniziare a cantare. Io ti sconsiglio di farlo perché rischia semplicemente di diventare frustrante. Non fai altro che aggiungere altre problematiche a quelle che già hai con la chitarra. Quindi l'invito è a cimentarti con il canto se sulla parte di chitarra e di accompagnamento sei assolutamente automatico, riesci ad accompagnare senza bisogno di grandi risorse mentali. Per testare il punto precedente, ti consiglio un esercizio fantastico che ho preso come spunto da Justin Guitar, che è forse il più famoso YouTuber inglese. Ho visto un suo video molto carino dove parlava di questa cosa e mi sento di consigliarti questo tipo di pratica, cioè suonare gli accordi di un brano e provare a parlare sopra. Se tu sei in grado di fare questo, di organizzare un discorso tranquillamente suonando, allora sarai in grado di probabilmente anche di cantare perché riesci a gestire le due cose in maniera disgiunta. Vediamo un esempio, io accompagno questi accordi e intanto ti spiego come devi fare per costruirti una capacità di cantare insieme agli accordi. Vedi che io sono in grado di parlare tranquillamente mentre suono questi accordi. Questo vuol dire che il mio cervello non ha bisogno di impegnarsi per gestire gli accordi. Se riesci a fare questo esercizio, è probabile che riuscirai poi dopo anche a organizzare il canto. Allora, punto successivo. Così come bisogna conoscere e padroneggiare perfettamente la parte di chitarra, lo stesso vale per la parte di voce. Quindi il consiglio è ascoltare molte volte il brano che ti interessa e cominciare a notare come si muove la voce dal punto di vista ritmico. Cantare sopra la base più volte, iniziando però a porti il problema di come la voce sta ritmicamente, perché la voce spesso è molto libera nei brani, non entra sempre all'inizio della battuta, si muove nelle maniere più svariate, quindi canta sopra alla base, memorizzando, iniziando a memorizzare l'andamento ritmico, possibilmente magari tenendo anche un quarto con le mani, cioè il tempo con la mano o con il piede, di modo da iniziare a capire come la voce sta ritmicamente. Punto successivo, non semplicissimo ma di fondamentale importanza. Prima hai cantato sopra la base, adesso cercherai di riprodurre la parte di voce semplicemente sul tempo che ti sei dato. Quindi batterai la mano o il piede e cercherai di cantarci sopra a tempo. La coordinazione tra voce e chitarra è una coordinazione ritmica, volendo proprio essere schietti. La questione dell'intonazione poi dopo è ancora un altro discorso, ma la difficoltà nel mettere insieme chitarra e voce è una difficoltà ritmica. Quindi tu devi essere in grado, battendo la mano o il piede, di cantare sopra la canzone divisa ritmicamente esattamente come è nell'originale. Quando riuscirai a fare questo e quando riuscirai a suonare in maniera meccanica la parte di chitarra, forse potrà essere ora di iniziare a lavorare sull'accorpamento delle due cose.
Allora, qualche altro consiglio e indicazione sull'argomento. La voce, ha un comportamento veramente libero. Molto spesso parte, per esempio, in una strofa sull'inizio della battuta, sul primo quarto, ma questo purtroppo non capita sempre. Altre volte la voce parte prima, il cosiddetto ingresso fuori battuta, cioè prima ancora che inizi la battuta, altre volte entra dopo. Entra in levare, entra sul secondo quarto, entra sul terzo quarto o non entra per niente all'interno di una battuta, d'accordo? Quindi veramente importante capire i vari comportamenti che ha la voce. Per avvicinarti a questo, io ti consiglio di partire da brani che abbiano un comportamento semplice della voce, quindi la voce entri sistematicamente sulla prima battuta. Adesso ti faccio un paio di esempi. Se noi prendiamo Il gatto e la volpe di Bennato, è un buon brano con cui partire, perché la voce entra nella strofa sempre sul primo quarto, cioè quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Vedi che le sillabe, quanta fretta, ma dove, ricadono sempre sul cambio di accordo e sul inizio della battuta, sul quarto e sull'inizio della battuta. Questo è un brano facile da coordinare, te ne accorgerai perché si riesce subito a mettere insieme voce, ma i brani purtroppo non sono tutti così. Facciamo un esempio: Knocking on Heaven's Door, ad esempio, non è così difficile, ma ha già una criticità in più rispetto a quella di Bennato, perché fa così. Vedi che il no di knocking entra non sul primo quarto dell'accordo di Sol, ma sul secondo quarto. Quindi questo è già un brano di una difficoltà leggermente maggiore. Ce ne sono altri che hanno una difficoltà ancora maggiore. Se noi prendiamo ad esempio la canzone del Sole di Battisti, che è una canzone considerata semplice, tanti la insegnano come prima canzone. Dal punto di vista della coordinazione con la voce, per esempio, non lo è, perché la voce entra in levare, fa così. Bionde trecce. Allora, il mio Lady, le bionde trecce, entra non insieme alla pennata, ma subito dopo in levare. Sul movimento in levare. E questa non è affatto una coordinazione semplice. Quindi vedi che se, per esempio, tu parti a cercare di coordinare la voce dalla canzone del Sole, rischi di, così, di avere della frustrazione di non riuscire a farlo. Quindi mi raccomando, cerca di partire da canzoni in cui la voce è sincronizzata e man mano poi passa a canzoni in cui la voce è un pochino più mossa. Ecco, un'altra questione. Abbiamo visto, quando parlavamo ad esempio dei canzonieri, che non è che la voce segua gli accordi, però è comunque abbastanza importante sapere su quali sillabe, su quali lettere esattamente cambi l'accordo, d'accordo? Quindi una delle analisi che devi fare è anche andare a vedere proprio su tutto il testo, segnare quali sono le sillabe dove ci sono i cambi d'accordo. Di solito si usa un piccolo accento sopra una certa sillaba per segnare proprio il punto in cui avviene il cambio d'accordo. Questo è utilissimo. Proviamo ad analizzare un brano. Prendiamo, non so, Alba Chiara di Vasco Rossi. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti. Ecco, basta anche questo piccolo pezzo come esempio. Respiri piano per non far rumore. Quindi vedi che questo piano casca con un quarto, con una pennata. Respiri piano per non far. E far casca insieme al cambio di accordo. Far rumore, ti addormenti. Vedi che qui per esempio non è la A ti addormenti, ma è la E ti addormenti di sera che casca insieme al quarto. Se non hai ben chiare queste dinamiche, è veramente difficile riuscire a coordinare la tua voce con gli accordi. Quindi facciamo un breve riepilogo: avere assolutamente automatizzata e meccanizzata la parte e il lavoro della chitarra. Riuscire a parlare mentre suoni. E organizzare un discorso indipendente rispetto a quello della chitarra. Cantare sopra la base e iniziare a cogliere il senso ritmico della voce. Ricantare senza la base, ma sopra a un'indicazione ritmica data dalla mano o dal piede. Considerare il comportamento della voce partendo da canzoni più semplici, in cui la voce è sostanzialmente in linea con quello che fa la chitarra. Successivamente, poi dopo introdurre brani in cui la voce è invece più spostata rispetto alla chitarra. In ultimo, analizzare in maniera fina
le sillabe di tutto il brano, mettendo in relazione la sillaba con l'accento oppure con il cambio di accordo. Se vuoi approfondire questi argomenti, della relazione tra voce e chitarra, non esitare a contattarmi. Ciao e buona chitarra e buona voce.